Grande partecipazione ed entusiasmo alla prima serata dell'evento La Villa dei Balocchi, svoltasi nella rinnovata Villa Martina di Rometta. Una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie che nel pomeriggio si sono potuti divertire con il trampoliere matto e con i tanti animatori presenti. Abbiamo cercato di far contenti un po' tutti, partendo prima dai bambini, sembra giusto, no? Quindi abbiamo pensato di creare una settimana interamente pensata a loro. L'anno scorso abbiamo provato questa esperienza a Rometta, in Piazza Margherita, e quest'anno la Villa dei Balocchi. Lo spettacolo serale è stato aperto ai ballerini di Showdance Chris e Katia, che sono stati da apripista a tanti talenti siciliani. Dal chitarrista Paolo Magazzù, vera promessa della musica classica, alla straordinaria Greta Cacciolo, già vincitrice dello Zecchino d'Oro, al piccolo musicista Luca Sindoni, che ha trionfato nell'ultima edizione del Talent TV Sei Fortissimo. Io canto perché mi piace cantare, è la mia passione. A chiudere lo spettacolo è stato l'artista circense Francesco Mirabile, che ha raccontato la natura e la nostra Sicilia attraverso i limoni, coinvolgendo il caloroso pubblico. L'epilogo dell'evento La Villa dei Balocchi sarà nel fine settimana con il Super Talent di sabato 8 luglio e la moda accompagnata dalla magia di Mago Charlie, che infiammerà l'arena il 9 luglio, con i bambini che saranno i grandi protagonisti di questo brillante evento. Io ho il mio spettacolo che mi porta in giro per le città e anche per i paesini più nascosti, sia della Sicilia che del resto d'Italia. Qualche volta, quando sono più lungimirante, quando ho un po' più di forze, riesco a spingere il mio spettacolo anche fuori. L'ho portato l'anno scorso a New Orleans, in America, e oggi invece ho il piacere di portarlo proprio qui a Rometta, vicino Capo.